al salone di Shanghai, Porsche presenta la nuova versione della Cayenne, un restyling con importanti aggiornamenti nell'abitacolo e alcune novità estetiche, oltre a motori potenziati. La nuova Cayenne presenta una sezione frontale con parafanghi più larghi, un nuovo cofano e proiettori a LED con tecnologia Matrix, che accentuano la larghezza del veicolo. Nella parte posteriore i gruppi ottici sono disegnati tridimensionalmente e la parte più inferiore del paraurti è stato rinnovato. L'abitacolo è stato ridisegnato e ora presenta un nuovo quadro strumenti integrato con uno schermo curvo da 12.6 pollici, personalizzabile con numerose informazioni. Lo schermo centrale da 12.3 pollici gestisce tutte le funzioni dell'infotainment con alcune app native come Spotify ed Apple Music. Inoltre c'è uno schermo da 10.9 pollici per il passeggero anteriore per vedere le informazioni sulla guida. Da segnalare che una pellicola speciale garantisce che il guidatore non possa vedere i contenuti visualizzati sullo schermo del passeggero, così da non distrarsi. La nuova Porsche Cayenne è disponibile con tre motorizzazioni, un V6 turbo da 3 litri da 353 cavalli, un V8 biturbo da 474 cavalli e un'opzione ibrida con un motore 6 cilindri elettrico da 176 cavalli per una potenza complessiva di 470 cavalli e un'autonomia elettrica fino a 90 km. Il prezzo in Italia parte da 92.837 euro.